Parlare di Don Lorenzo Milani non è semplice perché comunque è una figura che ancora oggi ha da dire tantissimo dopo 60 anni. Non è un caso che nel 2017 Papa Francesco è voluto andare proprio lì a Barbiana. Quasi ecco, a chiedere, tra virgolette, scusa perché è tipico dei profeti. Come Don Primo Mazzolari, Don Lorenzo Milani è stato un profeta non solo nella Chiesa, ma anche per il tempo di allora. È stato, come dire, un contestatore, lasciami passare l'espressione, un bestemmiatore con quello slogan che lui aveva posto nella scuola di Barbiane a carattere cubitale, Care, ecco che era un po' il contrario del fascismo, me ne frego, e invece a me importa, mi interessa, ho cura di te. E questa è stata una rivoluzione, questo ovviamente vuoi o non vuoi fare questa scelta nel mondo, in un mondo dove viviamo la cultura della liquidità, come diceva il grande sociologo Zygmunt Bauman, nella cultura della liquidità dove le persone cambiano continuamente, avere a cuore, I care, cioè tu mi importi, tu mi interessi, tu sei importante, e questa è una rivoluzione. Ecco il motivo del perché Don Lorenzo Milani resta ancora, è talmente vero che in una famosissima lettera che lui scriveva ai giudici, diceva se io insegnerò sempre, dice lo so, rischio la prigione, ma io insegnerò sempre ai miei ragazzi, tra virgolette, a disobbedire, cioè avere una coscienza desta, una coscienza sveglia, non narcotizzata, non anestetizzata, non addormentata. Purtroppo noi viviamo in una cultura dove spesso, ecco, c'è un appiattimento e dove appunto si tira a campare. Ed è terribile questo, perché poi, ecco, basta guardarci intorno per vedere qual è la realtà. Ecco il motivo del perché Don Lorenzo Milani resta davvero un grande contestatore di questa cultura, che ancora oggi è molto diffusa tra anche purtroppo i nostri ragazzi. Allora, io ho accettato l'invito volentieri perché Ischia fa parte della mia memoria per l'impegno che c'è stato in passato con Maria Rosaria nell'Istituto Comprensivo di Burano. Abbiamo fatto tanti laboratori, addirittura. Mi ricordo abbiamo vinto il premio Campania a Ischia sulla didattica attiva. Sono venuto non per mistificare, no? Perché questo centenario rischia di ricollocare Don Milani su un piedistallo e esenta poi quella criticità che ce lo rende applicabile. Quindi io parlerò di didattica, di scuola, di come nel disagio terribile che vivono i giovani oggi è possibile reinterpretare Barbiana, Don Milani, considerando che il mondo è cambiato e i ragazzi non sono più i figli di contadino collaborativi, ma abbiamo a che fare un soggetto completamente diverso, il nativo digitale. Edoardo Martinelli è stato coautore di Lettera a una professoressa insieme a Don Lorenzo Milani e ne seguiremo oggi appunto il racconto e le tappe fondamentali della vita. Apre oggi il festival perché questo evento ricade nella sezione anniversari, in quanto il 27 maggio 1923 nasceva proprio Don Lorenzo Milani. La quinta edizione del Festival Storia avrà luogo a partire dal 27 maggio per circa una settimana e il secondo incontro del prologo vedrà protagonista Roberto Vecchioni, cantautore, autore ed ex docente. Questa importante presentazione che vede ospite Edoardo Martinelli, allievo della scuola di Barbiana e di Don Lorenzo Milani, dà inizio alla quinta edizione del Festival Storia, Archeologia e Narrazione, uno dei due incontri del prologo dedicati soprattutto agli studenti e che il CEIC, l'Istituto di Studi Storici e Antropologici, che è promotore del Festival Storia, organizza in collaborazione con il liceo Buchner. Crediamo molto infatti nella necessità di proporre attività formative e culturali a ragazzi in età adolescenziale.